alle fibre e spacca tutto. Dunque questa volta ce ne serviamo come raschio e lievemente verso il basso, dunque alzo un po' il mio ventaglio, poi con un occhio guardate qua e qua, perché deve essere perfettamente parallelo, perché dopo ne abbiamo veramente bisogno. Se è conico avremo dei problemi dopo. Ho fatto così. Certo. Dunque il mio foro comincia da qui. Sì. Dunque per posizionare la mia punta, visto che avevo già scavato, ho fatto così per appoggiare la punta all'inizio. Se è troppo piccolo, rubiamo un foro più lungo, perché dobbiamo fare un diametro un po' più grande. Allora, vedo che non tiene, sapete perché non tiene qua, mentre tiene qua? Perché è troppo lungo. Tento di vedere se questa curva mi va bene, come avevamo fatto prima, e così posso ho tempo per correggerla. Per me è troppo allungata. Dunque, prendo di più. E vengo a pareggiare. Quando avete una mortaia un po' più profonda, se manca poco mettete un pezzo di carta. Anche qui che tutti i tornitori hanno la malattia di vedere, se tu dai una scatola a un tornitore, ti prende la scatola e la apre e si aspetta che faccia, che è una stronzata micidiale. Perché com'è difficile aprirlo se tu regali la scatola che qualcuno ha messo dentro e casca tutto. Allora a me dà fastidio. Allora, quello che mi piace è avere un coperchio che non cigola, che non si, ma che posso togliere così. Dunque, qua, scusate l'espressione, il quarto dell'ombra di un pelo di culo, cioè appena appena. Dunque, per essere sicuro che non tolgo troppo, pulisco il pedano e faccio solo un po' di polvere. E ho tolto troppo, vedete, dunque ancora meno. E dopo lavoro a riposo. Comincio da qua sempre per controllare la mia curva, è un po' appuntito, spegno di più.
sentite. Ancora un po'. Allora questo il foro lo fate passante. Thank you.